Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo e fantastico video. Sono qui a Praga che sono a fare questo Eurotrip, sono stato a Vienna, domani me ne vado a Monaco, sto facendo un po' il giro dell'Europa durante queste vacanze natalizie. Come potete vedere, natalizie lo vedete anche dalla maglia. Che dire, oggi volevo fare questo video per augurarvi un po' buon Natale e poi mi sono detto. Stamattina ho visto questo video, come al solito, annuale delle 100 facce più belle del globo 2018. Ho detto, vabbè, commentiamolo, scusate, cioè la classifica, non vedo perché non dire la mia, perché come ogni anno questa classifica fa sempre tantissime views e soprattutto fa tante views perché la gente si incazza da morire quando vede questa classifica. Vabbè, quest'anno tra i commenti la cosa che più ha fatto, diciamo, controversia sono stati i BTS, che erano tutti in classifica e da una parte c'erano i non fan dei BTS che dicono: ma come cavolo è possibile che con tutti i gruppi coreani, tutti e sette i BTS siano tutti e sette in questa classifica? E dall'altra c'erano le fan dei BTS che dicevano: ma com'è possibile che ci sono ben sette BTS in questa classifica e sono così in basso, dovrebbero essere i primi sette posti. Poi tipo c'era V che l'anno scorso era al primo posto e quest'anno è al quinto, al secondo posto all'interno dei BTS stessi, cioè sono quelle cose che non si capisce. Secondo me non serve neanche star tanto qui a scannarsi perché, cioè, ci sarà chi preferisce questo e chi preferisce questo. Ci sarà chi trova più gnocca di bambù questa e chi trova più gnocca di bambù questa. O anche qui, chi preferisce questo, chi preferisce questo, chi preferisce questo, chi preferisce questa. Insomma, è un ranking così, è una classifica soggettiva perché è un argomento soggettivo. Non è come se fai le Olimpiadi e chi corre 100 metri nel tempo più breve vince. Qui non è che c'è un parametro che si può tenere in considerazione. Ovviamente ognuno si basa in base ai propri gusti e anche alle conoscenze che ha, perché non è detto che magari conoscesse tutti gli attori giapponesi che conosco io, perché c'era soltanto un giapponese nella classifica dei maschi e mica tanti in quella delle femmine, e soprattutto chi era nelle classifiche femminile era gente che comunque aveva fatto dei film che erano andati anche all'estero. Per esempio c'era Satomi, che è quella che ha fatto Godzilla, che è un film che è girato anche all'estero, quindi probabilmente non conoscerà altre ragazze, attrici giapponesi molto belle che però lavorano più che altro in patria o fanno dei prodotti che vengono venduti più che altro in Giappone. Quindi diciamo che è una classifica molto soggettiva e cioè non serve neanche incazzarsi perché non è una classifica sbagliata, probabilmente sarà una classifica giusta per quell'utente che ha fatto questa classifica. Se avete delle altre opinioni, fate la vostra di classifica, cioè è così che funziona. PewDiePie al quarto posto, accesso a pedali? Boh, evidentemente per chi ha fatto questa classifica no, e non c'è niente di sbagliato. Per esempio, non c'eravamo in questa classifica né io né Marco Togni, ma non è che adesso siamo qui incazzati, diciamo, come è possibile che ho già ficcato in classifica? Abbiamo accettato questo fatto e siamo tranquilli, capite? Vabbè, ragazzi, questo era un video un po' a cazzo, però oh, è l'ultimo video dell'anno, volevo salutarvi principalmente e dirvi che vi voglio bene. Vi ringrazio di cuore, spero che passerete una bellissima notte di Capodanno domani sera. E che dire, un mega abbraccione e grazie mille, ormai è più di un anno che siamo insieme qui sul canale e mi fa davvero piacere. Ditemi che cosa ne pensate di questa classifica, ditemi se anche voi siete d'accordo col ranking che hanno fatto e che cosa ne pensate di me in questa maglia natalizia e ci vediamo al prossimo video. E per Natale vi faccio vedere anche un occhio. Ciao!